Allora, buonasera a tutti. Allora, intanto ringrazio l'organizzazione di avermi invitato e, in questo panel sul long form, perché è un'ottima, diciamo, occasione di approfondire il rapporto crescente che c'è tra ebook e giornalismo. Peccato non ci sia Bobby, però poteva essere anche una buona occasione per discutere appunto di tre iniziative molto simili e di mercati invece molto diversi, come quello americano, e quello italiano e quello finlandese. Quindi faccio una introduzione riguardo Informant. Informant nasce da un blog che si chiama giornalismonarrativo.wordpress.com, che apre nell'estate del 2011 per seguire le prime iniziative appunto che stavano nascendo di start-up tra ebook e giornalismo, come ad esempio Byliner, The Atavist, e cerca di indagare appunto questo rapporto crescente tra ebook e giornalismo, cerca di raccontare le novità, cerca di capire quali sono le implicazioni prima che questa rapporto sfocia anche in Italia, e quindi si appassiona fondamentalmente a questa etichetta, a questo long form journalism. Cercando quindi di portarlo in Italia. Che cos'è Informant? Informant è appunto un editore, un progetto editoriale dedicato al giornalismo che pubblica long form journalism, giornalismo narrativo, inchieste conoscitive e dal 2013 anche saggi brevi. Quindi ci sono, diciamo, due binari, due strade parallele, una quella dello storytelling, del racconto di fatti e dati, e l'altra invece quello di saggi, che più che raccontare analizzino determinate tendenze e facciano proposte su quelle tendenze. Informant pubblica ebook seguendo il format dei singles, gli e-singles, come appunto ha sigillato questa definizione Kindle Amazon con la sezione Kindle Singles all'interno del Kindle Store, e quindi pubblica ebook di uno spazio contenuto tra le 5.000 e le 30.000 parole, distribuisce su tutti gli store nazionali e internazionali a partire da Amazon, Apple, Google, Kobo a prezzi sotto i 3 euro. L'iniziativa, diciamo che quando nasce vuole distinguersi anche dal punto di vista del trattamento dell'autore. Pensare di fare un progetto simile, di proporre royalties come quelle legate al mercato editoriale italiano era improponibile. E quindi diciamo che pone in primo piano il trattamento dell'autore, dando un forfait di ingaggio e royalties a partire dal 30% sul venduto. Attualmente Informant ha pubblicato 10 ebook in 10 mesi, che sono questi, quindi 5 inchieste narrative, 2 traduzioni e 3 brevi saggi, come dicevo all'inizio del 2013. Qua ci sono, diciamo, alcuni tweet, alcune recensioni che fanno capire un po' come il progetto abbia avuto comunque un seguito di visibilità e in parte anche di vendite. Diciamo che Informant ha tre principali caratteristiche. La prima è quella che appunto in questo nuovo ecosistema dell'editoriale, dove non c'è più l'editore, ma c'è anche l'autore o il giornalista che si può autopubblicare, si posiziona al centro, tra editore e self-publishing. È un'espressione, diciamo, una bella espressione che è stata data all'ebook fest dove sono stato invitato qualche mese fa, era quella appunto di un agente, un intermediario, un agente editoriale di inchieste giornalistiche. Ecco, Informant un po' si sente così e veste questo vestito. L'altra caratteristica iniziale era quella che
in un mercato in cui l'ebook ancora non era sviluppato, diciamo nel settore giornalistico, ancora nessuna testata all'epoca, quindi circa un anno fa, aveva pubblicato ebook in questo senso, voleva essere anche un'alternativa, possiamo dire, per i giornalisti freelance di fare giornalismo d'approfondimento. Questa, diciamo, è una delle caratteristiche. La seconda è quella di affiancare, diciamo, allo storytelling, all'ebook, al giornalismo narrativo, uno spazio su web di data visualization, cioè quei dati che venivano raccontati nell'ebook trovavano anche uno spazio di visualizzazione, e questo l'abbiamo fatto su due ebook in particolare. Uno, il primo ebook di Gerardo Adinolfi storie di cronisti minacciate, dove abbiamo preso i dati di Ossigeno per l'informazione, un'associazione che monitora i casi di giornalisti minacciati, e abbiamo fatto dei grafici e delle semplici infografiche. La seconda invece è un progetto relativo invece all'ebook di Elisa Pierandrei, che si intitola Urban Cairo, che è una, diciamo, la storia della primavera araba in Egitto e soprattutto al Cairo, vista dalla strada, dagli street artist. E quindi è stata fatta una mappa dove sono stati geolocalizzati quelli che sono i graffiti raccontati nell'ebook. Un'altra caratteristica è appunto l'idea, sin dall'inizio, di localizzarsi anche all'estero, di tradurre i propri ebook. Questo fondamentalmente per un motivo di aumentare appunto la propria base di lettori, quindi di vendite, ma anche quella di raccontare storie italiane. E quindi abbiamo tradotto, diciamo, due storie significative, sempre la prima di Gerardo Adinolfi, perché è una storia estremamente italiana parlando di mafia e camorra, e la seconda di Carola Frediani, dentro Anonymous, tradotto perché oltre a essere un'ottima inchiesta sul fenomeno Anonymous, è anche, diciamo, si introduce in quelli che sono gli attacchi più importanti in Italia che sono avvenuti negli ultimi mesi. Diciamo che la cosa importante, secondo me, da sottolineare è porsi due importanti domande. La prima è se l'ebook è effettivamente un buon mezzo, strumento per fare giornalismo di inchiesta e di approfondimento. E questo, secondo me, mi rispondo, vista l'esperienza di questi mesi, secondo me sì, perché e lo è a livello internazionale. Sicuramente è partito dagli Stati Uniti e piano piano si è spostato in Europa. Oggi vediamo che anche tutte le testate giornalistiche italiane hanno una loro, diciamo, collana di ebook, e cercano di diversificare l'offerta informativa di approfondimento attraverso l'ebook. E quindi casca a pennello, diciamo, il payoff della collana del Guardian Shorts, che dice read less, no more. Quindi attraverso il singles, uno spazio editoriale contenuto, prezzi contenuti e uno spazio di approfondimento invece, possiamo dire, giornalisticamente lungo. Il secondo motivo per cui dico sì a questa domanda è che l'ebook appunto trova uno spazio che finora non è esistito, che è quello tra uno spazio fisico, che è quello tra una rivista o un magazine, sia online sia cartaceo, che un libro. Quindi il singles è troppo lungo per un magazine, ma è troppo corto per essere un libro cartaceo. E questo, diciamo, l'altro motivo è lato produttivo per chi produce contenuti e lato consumatore per chi appunto legge e si informa. L'ebook riesce a trovare un ottimo compromesso, perché riesce ad alzare, diciamo, l'asticella della qualità narrativa che si dà all'approfondimento,
a fronte di un investimento del lettore in termini di tempo e di costi bassi, quindi si riesce a dare un contenuto di alta qualità a costi bassi e anche il lettore deve investire poco tempo, perché questi ebook si possono leggere in una serata, si possono leggere in uno spostamento in una città urbana. L'altra grande domanda che poi pongo anche a Giovanna è se il single, se l'ebook è un business model per il giornalismo d'approfondimento. E su questo bisogna distinguere. Io ritengo di sì, però bisogna distinguere e contestualizzare anche il mercato ebook. Il mercato ebook in America è al 25%, pesa il 25%, in Inghilterra pesa il 15%, in Italia pesa 1,5%/2. Questo non vuol dire che anche in Italia non abbiamo successi di ebook giornalistici. Ad esempio, il Corriere della Sera con un ebook su Steve Jobs ha venduto 8.000 copie in una settimana e 140.000 in circa un mese. Questa fonte viene dal blog del Corriere Piazza Digitale. Però secondo me c'è da fare questa distinzione. In un mercato ebook dove l'ebook è diffuso come quello americano, c'è una maggiore varietà dell'offerta giornalistica in ebook, ovviamente. Perché casi come Matter, che appunto dovevano essere qui, che fa giornalismo d'approfondimento scientifico, casi come portali che fanno long form come Narrative Live, Brookliner o The Gothamist, che fanno long form locale, quindi sulla città di New York. Casi come il New York Times che pubblica Snowfall, questa inchiesta che ha vinto anche il premio Pulitzer nella sezione Future Writing, e che tratta che cosa? Tratta un caso di cronaca, una valanga, è la storia dei sopravvissuti. In Italia non sono possibili. In Italia le grandi testate che si sono buttate a fare ebook stanno, diciamo, livellando un po' la varietà dell'offerta giornalistica. Perché hanno trovato un espediente, quello di utilizzare le loro risorse interne, quindi di redazione, di non fare una singola storia, ma fare tanti piccoli contenuti e aggregarli all'interno dell'ebook e sfruttare soprattutto il fattore tempo, perché fanno fondamentalmente, e tutte le testate si sono assestate sull'instant ebook, cioè far uscire uno o due giorni dopo, massimo una settimana dopo, un approfondimento su fatti di cronaca, diciamo, molto mainstream, quindi le elezioni politiche piuttosto che Grillo o il Papa. E quindi non c'è varietà giornalistica in formato ebook come potrebbe fare Informant, ad esempio, che è una realtà indipendente. Ok, thank you Massimo. Next, I'm going to talk a bit about my own startup called Longplay. So my name is Johanna Vehko. I think I probably didn't remember to mention that. But let me just put this on. We have a technical problem. Yep, didn't change anything. Doing something now.
Sorry about this. This is an unlucky panel. If you want to continue, yeah. Let's hope it stays. Oh, no. Well, okay. It just won't do the presenter view, I think, so I'll do that. So you can't really see my proper slideshow. You can see kind of like a semi-version of it, but my startup in Finland is called Longplay, or LP as we like to call it, and we're a new publisher of digital long-form content, and we specialize in investigative journalism and feature writing. We are kind of not thinking of our product as ebooks so much as Massimo was talking about, because we actually want to get more or less rid of the ebook model and kind of just publish on our own platform at some point, so that people can you know, choose if they want to read it in ebook format, if they want to listen to it in audio, or if they want to read it just in their browser. But at the moment we can't do that because we haven't got any money. But so we are kind of experimenting with a new way of funding investigative journalism, which is, as you know, the most expensive kind of journalism. And in the age of big newsroom cuts, which we are also experiencing in Finland, investigative journalism is the kind of journalism that kind of suffers, and it's the first to go. And we call our approach slow journalism. We only started publishing this January, this year, and we publish one story a month, so we have just published our fourth story. And you see here, there are some cover images of our stories, and what we try to do with the covers is kind of like, we like to think it's kind of like a New Yorker style, so that we have, they're mostly illustrators and comic artists who do the cover art, and so we want to keep this style for the covers. I'm going to tell you a little bit about what it's like to establish a startup like ours. What it took to build Longplay. There we go again. It didn't take much money. It took about 600 euros. And this is because we didn't have any funding from anywhere. And we only did this, just with our time. And the ebook format is easy to choose in this sense, because it doesn't really cost you anything to make a deal with an ebook provider so that they will distribute your content. So then you don't have to actually pay for any technology. So the 600 euros was basically like paying for server space, and then when we had our launch party, we made some badges and some flyers for it, and that was basically what we've used the money for. And then what you need is people. We are 8 journalists doing this, and we're mostly freelance. A couple of us are doing day jobs as well. Then we had help, pro bono help from 2 designers, like an art director and a web designer.
And one photographer took very nice photos of each of us for our website. And we didn't pay any money to any of these people. So what you need is kind of like tremendous goodwill from people who are passionate and enthusiastic about this kind of quality journalism, and they want to support it, and they will then gladly give their working hours to help you out. So our newsroom is eight people, and we kind of more or less democratically decide what we're going to do and what stories we pick and that sort of thing. So even though I'm the editor-in-chief, we are pretty much a democratic collective. Then what you need is time. Even though building Longplay didn't cost much, it obviously if you would count working hours for eight people, it would cost a hell of a lot. So it took us about a year to plan and implement what we were doing. And then, so we started planning in January 2012 and published our first story in January 2013. We had a lot of meetings. We still have a lot of meetings, but we always have them in bars so that it's fun and enjoyable and not boring, as meetings usually are, especially in newspapers. And we all know that because we worked in newspapers before. And then what you need is kind of delegation and division of work, because when no one gets paid, the workload must be divided between people so that nobody gets completely angry and frustrated because they have to do all the work. So for instance, in our case, one of us is our main editor, and because he has a day job as editor-in-chief of a new magazine, he doesn't have time to do all the sort of daily affairs that we have to deal with, so that's why he's mostly editing. Why we are needed in Finland? We have noticed that there is a huge demand for high-quality, long-form journalism, and there's a lot of people who are very frustrated in what they are offered at the moment on the web by traditional media. And Finnish people are highly educated, they speak other languages, so they have started to seek good long-form writing in other languages, mainly in English. So there is kind of there was a possibility that this kind of content would disappear in our own tiny language, and people would just seek out this kind of content in other languages, and then this would also create a divide in the reading public, because not everyone is then able to do this. Also in Finland, there is very little digital content innovation in the media. And this is due to the fact that Finnish journalism industry is kind of still doing really quite well. So they are making huge profits. The media companies are generally making from 10% yearly profits, sometimes even more than 20%. And this leads to the situation where they do realize that a big change is coming, and it's happening all the time, and they need to do something, but somehow the sort of innovation hasn't started yet, because there is no situation where you're really being forced to innovate. So just the other day, when one of us was giving a talk in Finland, somebody from a big media company came afterwards to tell him that you are the disruptors in Finland. So if a really small venture like us with absolutely zero funding can be a disruptor, then, you know, it's a situation where it's really quite easy to disrupt. Our distributors, the ebook shops in Finland, have told us that because of our stories, hundreds, if not even thousands of Finns have actually bought their first ebook ever.
And as Massimo was saying, how small the ebook market is in Italy, so it is in Finland. It's even more, even smaller. It's, I think it's less than 1% of all books sold. So we are actually kind of pioneering the whole ebook market with our stories, because then people find out about our stories in a different way than they find out about ebooks. And of course, we sell really quite cheap ebooks. They cost 3.90 euros per story. So it's kind of like it's quite easy to buy a good story for less than 4 euros. Whereas many ebooks cost something like 20 euros. And also I think we can say that because in Finland there haven't been sort of newspaper paywalls in place for a long time. Just recently there have been some set up. People paying for our stories is then a sign of people also being willing to pay for digital journalism. So what we have is like we have a huge buzz around both our publishing model and also about our content. Firstly, when we started out in January, there were a lot of stories in papers and magazines about our publishing model and the idea and the business model and everything. And then it wasn't so much about the content. But in February, when we published our second story, it became a massive national scoop and a political scandal, which has led to the Prime Minister having been questioned in a parliamentary committee. So it was published in mid-February, and there are still follow-up articles being written about the case now, 2 months later. So now it's actually much more about the content than it is about our publishing model. Also because Finland is such a terribly, terribly tiny market and tiny language area, we are also thinking of expanding into other languages so that we can translate our stories into other languages. Firstly, into Swedish, which is the second official language of Finland as well, and then into English as well. And we think this is a good idea because at least I haven't heard that in Europe there would be any other ventures doing a similar thing in addition to Informant in Italy and us and a group called Zetland in Denmark. So there is nothing like us in Sweden or Norway or France or Germany, you know, so there's a lot to be done over there, and we are definitely trying to expand that way. So, as I said, we haven't had any funding up till now, so we've done everything for free. Now we are finalists in a news innovation contest, which is a Finnish version of the Night News Challenge. And there are 5 finalists, and now all the finalists have got 10,000 euros to develop their project further. So what we are trying to do with that money is we're building our own publishing platform so that we wouldn't be so dependent on the ebook vendors. For instance, Apple is an absolute nightmare because I'm not even talking about the cut that they take for selling our content. That's not the issue. But the issue is that we want to publish our stories at a certain date and certain time, and together in all the ebook shops. But this cannot be done with Apple because they give you no indication whatsoever when they will publish your content in the iBook store. So it's kind of impossible. So what we really need is our own platform where we can publish whenever we want, and then people can come directly to us and buy the content from us. Also, we could get rid of one of our main problems, which is that people don't know how to use ebooks. So, depending on what device you're reading on,
people have a lot of technical issues with ebooks, and because they think this is our product and they don't think it's the product of Apple or the Finnish ebook vendors, they come to us with their technical problems. So we are basically using a lot of time being IT supports for our readers. And obviously we want to do this because we, you know, every reader is very important to us. So, but it does take really, really quite a lot of our working hours. I will end there, and we'll continue the discussion over here, and you can ask questions. But I would ask, I can't pronounce your name, I'm sorry. Can you pronounce her name? Sì, visto che Bobby Johnson di Matter non c'è, abbiamo pensato di invitare Carola Frediani, che è autrice di Dentro Anonymous, per fare due chiacchiere anche con lei. Yeah, so Carola is the author of perhaps the most well-known single that was published by Informant. So we can also speak with her what it's like to write in this new kind of format, which is not exactly an article and not exactly a book, but somewhere in between, in the sort of murky area that hasn't really been discovered yet. I would firstly ask both of you about the editing process of an e-single. So I'll ask Massimo first what it's like with most of the e-books they publish, and then you can, Carola, then tell what it's like from the point of view of the writer. Allora, la prima preoccupazione di Informant quando è nata era quella di unire appunto l'approfondimento a un respiro narrativo che fino a quel momento non c'era in Italia, che fondamentalmente viene da una cultura anglosassone americana, dei premi Pulitzer o delle grandi riviste, grandi testate. E Informant all'inizio, diciamo, della sua attività ha fatto scouting, ha ricercato autori, giornalisti, che avessero appunto queste caratteristiche, quello di avere questa tendenza allo storytelling e a raccontare, unendo quindi buone pratiche del giornalismo a un prodotto editoriale ben fatto, e non parlo di un prodotto editoriale ben fatto a livello di editing o di prodotto, ma bensì di prodotto accattivante, prodotto dove è narrata una storia che si fa fatica a non leggere o a smettere di leggere. E quindi diciamo, per vie traverse ho contattato Carola, gli ho fatto questa proposta, sapendo che lei ovviamente è una grande esperta di Anonymous e Cyber War. Sì. Oddio, cioè, all'epoca non è che, insomma, comunque, diciamo che scrivere un ebook di quel tipo, con quell'approccio, per quel che mi riguarda è stato abbastanza entusiasmante, nel senso che come giornalista abituata ad avere un certo tipo di formati, di format, sia online che sulla carta, mi ha dato subito una grande libertà, ed era sia la libertà di sapere che vai a fare, appunto, hai spazio, hai modo, hai agio di scrivere, nello stesso tempo non devi fare un saggio, non devi fare un libro nel senso tradizionale del termine, per cui io non è che potessi dedicare non so come dire, un anno della mia vita a scrivere un libro, avevo bisogno, cioè era l'idea di fare una investigazione mirata, cioè un lavoro giornalistico, appunto un long form article, e quindi era l'ideale per quella che era la mia dimensione, diciamo, lavorativa, esistenziale, eccetera, e appunto da un lato più libertà
anche stilistica, cioè comunque ti permette di anche forse anche raccontare in un modo un po' diverso, di avere un po' più di libertà nel costruire tu diciamo proprio la narrazione, lo storytelling, quindi da questo punto di vista è stato molto interessante, molto bello, poi chiaramente un'esperienza nuova, quindi magari la prima volta la fai in un modo, magari e poi fai degli errori, non lo so, la seconda volta la fai in modo diverso, però sicuramente molto positiva per quel che mi riguarda. Non so se ho domande specifiche. Thank you. I would also like to ask Massimo about how do you pick the stories? How do you pick the topics for your stories? For instance, we at Longplay, we don't really have like a remit as to what kind of stories or what kind of content we're going to publish. So we do mainly investigative stories and sort of narrative feature writing, but that is a very broad definition. So whereas Matter does, they have this idea to publish stories that have something to do with science or technology or the future of humanity, to put in a broader sense, but do you have any sort of remit like this? Allora sì, l'idea era quella comunque di scavare un po' in quella che è l'attualità e cercare storie, appunto il payoff di Informant è fatti e dati che meritano una storia. Ovviamente è difficile, ed è difficile anche perché magari se è più facile da scrivere è più difficile da vendere, e questo si ricollega a quello che ho detto prima, cioè che l'offerta di book giornalistici in Italia tende a livellare un po' e a abbassarsi su quelli che sono i fatti mainstream, da Grillo al governo al Papa. Mentre, come dicevo prima, un'inchiesta americana come Snowfall, che ha avuto grande successo sia online sia in ebook, in collaborazione con Byliner, sì, e ultimamente abbiamo saputo che ha vinto anche il premio Pulitzer, è effettivamente un fatto di cronaca molto semplice e banale, cioè la storia di una valanga e dei suoi sopravvissuti. L'idea è anche quella di cercare capire lo strumento che si sta utilizzando. Stiamo utilizzando un ebook, quindi un formato digitale, e bisogna imparare a conoscere anche quello che è il proprio audience e i lettori. Io credo che in ebook siano più accattivanti alcune storie piuttosto che altre, e in primis quelle che trattano tecnologia. E questo, diciamo, lo testimoniano i numeri. La storia di Carola è stata una delle più vendute tra i titoli che abbiamo pubblicato. Quindi questo, insomma, cercare di differenziarsi da un po' dall'offerta giornalistica di approfondimento che c'è oggi, e allo stesso tempo conoscere lo strumento che si sta utilizzando. So the e-single boom, which kind of came out in 2012, it was mainly pioneered by small startups, mainly from the US, the Atavist and Byliner, perhaps the most well known. But now everybody kind of wants to get into long form. So New York Times is publishing long form e-singles. Wired is doing it. BuzzFeed has just hired a long form editor. So it's kind of everywhere and everyone wants to do it. How do you both see, how would you kind of explain why this sudden surge in long form digital content? Ma sicuramente è positivo, nel senso che questo aiuta un po' a sviluppare tutto il mercato, non solo americano ma anche europeo, diciamo a cascata. Il secondo è che... mi è passato di mente una cosa. No, allora intanto
Intanto dico una cosa io, che il discorso che facevi tu prima, cioè, secondo me c'è una stretta relazione tra il long form journalism e l'investigative journalism, perché ti permette di avere una dimensione che ti, di esplorare molto più. Quindi credo che siano collegate le due cose, ci sia una fame di comunque più approfondimento rispetto alla snack news che circola in continuazione in rete. Tra l'altro prima ero in un panel in cui a un certo punto si diceva uno dei problemi è peraltro anche come, cioè, trovare le risorse per l'investigative journalism. E penso che questo sia un buon format, quindi sì, c'è già un format interessante da usare, che è quello dell'ebook. Resta la seconda parte, che è difficile. Okay. Però. Finisco che mi è tornata, okay. Mi sono ricordato. Appunto, come diceva Carola, che mi ha fatto venire in mente è l'attualità. Tutti i giorni ci confrontiamo con quella che chiamiamo l'infobesità, cioè una serie di informazioni che non riusciamo a scremare, non riusciamo a selezionare, soprattutto l'utente che non è attivo fa fatica poi a tenere e mantenere il succo poi della notizia. Sì, l'altra cosa più che altro è che anche Informant non si permetterebbe mai di dire che fa giornalismo investigativo, perché credo che siano un'altra cosa, che servano delle risorse molto più corpose. Noi parliamo e diciamo, diamo un'etichetta che è quella dell'inchiesta conoscitiva, che mi piace molto perché unisce appunto e parte da fatti e da dati per poi spiegare e illustrare quella che è una tendenza dell'attualità. E quindi questo l'abbiamo fatto in quasi tutti i nostri ebook, partendo dal ebook di Gerardo Adinolfi sui cronisti minacciati, quella di Eleonora Viganò sugli OGM, partendo da due fatti significativi in Italia, fino a storie che hanno trattato gli esteri, quindi uno sull'Egitto e l'ultimo sulla Cina e i fatti cinesi, scritto da Antonio Talia, che fino a dicembre è stato appunto inviato di AGI Cina. Just before I go into the next question, do you have questions? Because we have like 10 minutes left, so I want to kind of see. Yeah, okay. Okay, good. So I'll just talk a little bit about money, and then afterwards you can ask your question. Because this is something that, you know, in journalism conferences, you can never escape the question of money and business model, you know. So can you make a living out of it? And that is the question. So for us, I can say about Longplay that it's quite obvious that just by selling e-books, we are not going to, you know, be able to pay salaries to 8 people. So, but what we aim to do is to, first of all, pay a decent fee for the freelancers and for ourselves when they or we write the stories, so that they can have a competitive fee, kind of within the Finnish magazine market, so that they can be paid decently for this work. And that's our aim, firstly. And then, obviously, we would like to get paid a little bit for our own work, kind of keeping it going. I've done a little bit, I've been participating in a research project about journalism startups. And what I learned doing that is that you absolutely have to have multiple revenue streams. In an operation like this, you shouldn't count on just one revenue stream if you're going to survive. So what we are doing, in addition to publishing, is we do courses, consultancy, we're thinking of doing events. Our friends in Denmark, Zetland, are doing a live event. They do a live magazine, and it's always sold out, and they always have to seek bigger venues, so that's very good for them. So we're thinking of doing maybe something similar. And they have also published their stories, some of them in print version as well, so they're going back to print.
We're not considering doing that anytime soon, but you never know. So what kind of, what is your take on the business angle? Sì, parto con una frase di è uno studio che Giovanna ha fatto con Nicola Bruno, che appunto nelle startup giornalistiche la sopravvivenza e il successo. Questo, diciamo, è la base e il punto di partenza. Abbiamo visto come anche startup editoriali online italiane come l'Inchiesta, Lettera 43 o altre, dopo un anno o poco più, hanno dovuto ricapitalizzare. Quindi è molto difficile appunto trovare un business model, anche credo nel mondo ebook è lo stesso. Informat è partito da vincendo diciamo un piccolo premio in denaro, partecipando a un concorso per idee innovative organizzato dall'Università di Bologna, 3.000 euro con i quali abbiamo, tra virgolette dico, ho iniziato a fare lo startup appunto e la politica, possiamo dire, editoriale del progetto. Informant è un progetto che, al contrario di Longplay, dove c'è comunque un team di giornalisti, è fatto fondamentalmente da me e da una collaboratrice, quindi due persone, che portiamo avanti, diciamo, tutti gli aspetti, dal contatto con gli autori alla ricerca di nuovi giornalisti e nuovi autori. Sì, l'idea è che comunque non si diventa ricchi, ecco, facendo ebook, però sicuramente in Italia abbiamo un margine perché il mercato ebook è ancora basso e crescendo sicuramente si può aumentare la base di lettori, quindi anche le vendite, e speriamo che anche i lettori siano più interessati a storie, diciamo, che abbiano una prospettiva particolare più che possiamo dire, la solita offerta editoriale giornalistica in ebook. Ok, let's have the audience question here. Grazie. Sì, era in realtà, grazie a tutti, una curiosità per Giovanna. Vorrei sapere di che cosa parlava questa seconda storia che avete pubblicato e che ha avuto tanto successo e tante ripercussioni. It's quite a long story and it's a Finnish story, but I'll try to be brief about it. It's about a Finnish academic who isn't as academic as he portrays to be. And he's the favorite philosopher of the Finnish prime minister. And it turns out that the prime minister was kind of pulling a few strings to get quite a big funding for a research project for this man. And, you know, it's quite questionable. And also this research project is part of the government's kind of plan for the Finnish future. So it's a very significant project as well. But then there was no fair academic competition as to who gets to do it and if we can kind of pick the best minds to produce this research. And somehow, you know, probably mostly because it was about very famous people and very kind of influential people, then that's why it became a huge, big political scandal. Ok, we had another question here. Sì, la mia domanda era relativa al business model in parte, collegata comunque. Capire queste due realtà, finlandese e italiana, nei numeri. Che cosa vuol dire un ebook andato bene, più o meno? E poi la parte dei canali di vendita, cioè quali sono quelli che voi avete verificato che funzionano meglio? E in parallelo i canali di promozione, cioè come mi faccio vedere, come mi faccio conoscere. Grazie. Allora, come,
come numeri, noi all'inizio ci siamo dati un break even di 500 download, 500 copie ebook, cosa che abbiamo in alcuni casi superato, in altri no. Credo che un successo, secondo me, inizia a vedersi quando si parla di migliaia, quando si supera il migliaio, almeno nel mercato italiano. Per quanto riguarda invece il lato distributivo, noi ci appoggiamo a un distributore che pubblica su tutti gli store nazionali e internazionali, mentre pubblichiamo invece da soli su Amazon e su Google. E di gran lunga lo store che ha più importante, che ha più peso per noi, sono quelli internazionali. Il primo è Amazon, il secondo è Apple. Sta venendo fuori pian piano Kobo, che nella nostra classifica, diciamo, personale sta superando Google, che è al terzo posto, e Kobo al quarto, insomma, quindi gli store internazionali. L'ultima è su, scusa, puoi ripetere? La promozione. Allora, la promozione è sicuramente molto social e molto passaparola, in coordinato, diciamo, con l'autore, visto che questa possibilità di pubblicare ebook è quella di disintermediare un po' i rapporti tra, possiamo dire così, chi produce i contenuti e chi effettivamente poi li scrive. E quindi direi fondamentalmente canali social. I'll answer that quickly as well. So for us, we were kind of hoping that we might sell 1,000, so then we would be like really, really happy. And so the first one initially sold only 500, but then when the second one was so popular that it sold actually 4,000, then the first one also, you know, got a bit of a boost from it, so now it's sold more than 1,000 now, and so has the third one, and I don't know about the fourth one yet, but so we are very, very happy with these figures, considering how small the market is. And for the marketing, social media, absolutely the best. We have more than 6,000 fans on Facebook, so I think that works really well for us. We have one more question here, just very quickly. Sì. È rivolta sia agli editori che all'autrice. Io anche sono un editore digitale da pochi mesi, l'Asterisk Edizioni si chiama la nostra esperienza, tra l'altro ho intervistato Massimo per il nostro blog. La domanda è, il digitale, quindi la forma ebook, al di là chiaramente dello stile che può essere innovativo e della lunghezza, che è diversa da quella dei media tradizionali, quali sono, diciamo, gli aspetti del digitale che si possono sviluppare nel racconto di una storia, come mi riferisco in maniera anche un po' banale all'ipertesto, alla possibilità di utilizzare immagini, eccetera, eccetera. Grazie. Beh, sicuramente dipende dal supporto con cui leggi, quindi il tablet ha la possibilità, soprattutto l'iPad, di includere, anche grazie al supporto del formato EPUB 3, contenuti interattivi e multimediali, mentre l'e-reader non ha questa possibilità. Noi diciamo che facciamo un gran uso di link all'interno dell'ebook, che rimandano poi a contenuti editoriali, a contenuti esterni, multimediali. Proprio per ovviare a questo problema di non sapere appunto su quale supporto i lettori leggono. Yeah. I think we're rapidly running out of time, but I'll just say quickly to that question that if and when we get funding to build our own publishing platform, this is something that we really want to explore, so that we can use moving image and photojournalism and audio and all sorts of things. But we still want to keep the reading experience very pure and clean, so that there's as little as possible distractions to the actual story. So it's all in terms of the story. I think we have to quit there, unless, yeah. Okay, thank you very much.